Ciao, buona giornata a tutti, ciao. Oggi facciamo un lavoro, vabbè, generale, addominali che non guasta mai. In più ci concentriamo maggiormente su i pettorali, un lavoro di pettorali. Per fare questo cerchiamo, se riuscite a procurarvi, un bastone, una palla o un cuscino, qualche cosa, una pentola, qualcosa che riusciamo a comprimere, schiacciare in modo da poter lavorare anche in stazione retta con i pettorali. Bene, do tempo qualche minuto per preparare queste cose, poi partiamo con un po' di riscaldamento. Ok, spero stiate tutti bene. Avviciniamo le feste. Un pochettino di apertura ci dà la possibilità di muoverci un pochino di più. Non che cambi molto. Ciao Marcella. Ok, che dite, partiamo? Per cui un bastone manico di scopa o roba del genere, una palla cuscino via dicendo, qualche cosa che è una pentola, qualcosa che faccia resistenza, più o meno di queste dimensioni, più o meno un po' più larghezza del petto, un po' più stretto delle spalle. Partiamo. Circonduzione delle braccia, piccoli collegi sulle gambe. Non so se ragazzi, questo è un po'. Invertiamo il senso di rotazione. Giro, sempre molleggiare sulle gambe. Quando le braccia passano lungo i fianchi. Cominciamo un pochettino di appoggi. Oh, okay. Apro e chiudo. Anche qua iniziamo a slanciare le braccia a inclinazioni diverse. Uguali, uno più alto, dall'altra. Un allungamento dei muscoli della gabbia toracica, soprattutto la muscolatura anteriore, i pettorali, così cominciamo a farli lavorare un po' in tutte le inclinazioni. Alterniamo. Sempre molleggio sulle gambe, un po' perché aiuta un po' a scaldarci velocemente, un po' così. Iniziamo a scaldare gli arti inferiori anche. Circonduzione il braccio sotto, via. Accendo il piegamento sulle gambe. Un po' più lente le braccia. Inverto il senso di rotazione. Cambio. Inverto il senso di rotazione. Oh, togliere. Cambio. Anche qua. Muoviamo un po' di più le gambe, ma non teniamo le braccia ferme, lo dai coinvolgere l'intero corpo, piccolo calcio in avanti, incrociando gli arti, così lavorano anche gli addominali.
visto che il lavoro è concentrato maggiormente sui pettorali, diamo sempre una maggiore attenzione alla chiusura. Chiudo, per cui il lavoro è stringo gli addominali, chiudo col braccio verso il centro in modo da attivare il pettorale. Chiudo, il gomito deve essere portato bene verso il centro del corpo. Chiudo, 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 espiro, espiro, espiro. Le gambe muovono, ma intanto mi concentro sul lavoro dei pettorali. Prima l'abbiamo allungati nel riscaldamento, portando, slanciando le braccia dietro, allungato. Adesso lavoriamo in contrazione. Ok, ginocchia alte. Andiamo con la mano verso l'interno del ginocchio della gamba opposta. Ok, non andiamo solo a toccare, ma cerchiamo di spingere un goccio. Con la gamba facciamo questo lavoro, per cui lavoriamo con gli addominali per portare verso l'interno, col braccio spingiamo verso il ginocchio in modo da attivare anche qui il pettorale. Chiudo, 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 chiudo. La gamba e il braccio spingono uno contro l'altro, attiviamo gli addominali. La coscia, il pettorale, chiudo, il gomito può essere alto, largo per il cuore, o chiudo, gomito basso, alterniamo, alto, alto, basso, basso, alto, alto, basso, basso, alto, alto, basso, basso. Alto, alto, basso, basso, ultimi due, e stop, sciogliere. Ok, step touch, le mani sono unite davanti al petto, non sono attaccate al petto ma sono un po' distanti. Il braccio più o meno d'angolo retto. Mentre eseguo lo step touch, faccio delle piccole compressioni. Ogni volta che il piede si riduce, stringo e spingo una mano contro l'altra. Chiudo, chiudo. Anche qua, gomiti belli larghi. Dita rivolte verso l'alto. Chiudo. Chiudo, chiudo, quando chiudo, espiro. I gomiti rimangono uguali, mettiamo le dita rivolte avanti, cambia leggermente qualcosa. Provate a sentire la differenza del lavoro, l'intervento muscolare tra tenere le dita in alto e tenere le dita avanti. Ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sciogliere. Ok. Questi piccoli esercizi di scaldamento devono farci sentire il lavoro nella parte anteriore del corpo. Facciamo con le braccia. Lo facciamo uguale, i gomiti questa volta sono bassi, prima li tenevamo larghi. Passi e schiaccio sempre, dita rivolte verso l'alto, sempre verso l'alto. Su, chiudo. Lavoro diverso rispetto a prima, eh? Attenzione, le braccia sono sempre un po' distanti e non vicine al petto. Lì, spingo, distante, spingo. Chiudo, chiudo. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok.
braccia sciolte. Calciata via. Con le braccia sciogliamo. Mettiamo le mani sui fianchi mentre calciamo dietro. Il lavoro delle braccia è sempre di compressione, i pettorali lavorano sempre in compressione quando spingiamo le braccia o quando spingiamo. Distendiamo le braccia. Per cui nel 90% dei casi, per cui sono tutti lavori di compressione o di spinta. Mani sui fianchi, rispetto a prima siamo un po' più larghi, cambia qualcosa, calciata dietro, schiacciamo. Quando sale il pallone, chiudo, chiudo, chiudo. Anche questa volta sentirete il lavoro maggiormente nella parte esterna del pettorale e anche nella parte posteriore verso i dorsali. Quando il tallone sale, su, comprimo, schiaccio, 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 schiaccio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Step touch, continuo, piccoli contrazioni, chiudo, chiudo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Apriamo e poi apro. Non solo apro il cuore, ma mando leggermente il dorso della mano verso dietro. Verso dietro, non solo verso l'alto, ma anche verso il dietro, da stirare il pettorale. Quando chiudo le braccia avanti, espiro. Immagino di dover comprimere un cuscino di gomma piuma, morbido, contraggo, allungo, contraggo e chiudo, 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 chiudo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Piedi fermi, gambe in mercato. Allora, chiedo un lavoro un po' più complicato. Distendiamo il braccio avanti, non pensiamo a tenere il braccio leggero, a fare delle spinte normali, intanto iniziamo a farle. Prevalentemente facciamo funzionare la spalla, deltoide, facciamo lavorare anche il pettorale maggiormente, qui si attiva per distendere il braccio avanti, ma cerchiamo di spingere il braccio avanti come se dovessimo spostare in avanti un peso. Spingo, spingo. Diamo forza, lento, per cui il movimento si rallenta. Dovete sentire continuare, dovete sentire il lavoro anche sul pettorale, non solo sulla spalla. Facendo questo lavoro, come se ci fosse qualcosa che compone resistenza, voi lo spingete. Fate più forza col pettorale. Spingo, spingo. Con tutte e due le braccia, distensione, spingo. Anche qua, qualcuno leggero, braccia morbide, sentiamo il lavoro maggiormente sulle spalle. Immaginiamo di dover spingere, spingo, spingo, spingo. Ci fosse una pressa davanti,
che spingo, oppure un bilanciere se sono messo coricato, spino a terra, spingo. Possiamo anche immaginare di star facendo dei piegamenti a terra. Piego, spingo, spingo, spingo. Braccia sciolte. Oh. Sciolte. Lavoriamo un po' di più sulle gambe. Mani unite all'altezza della fronte. Chiudo i gomiti in avanti. Chiudo, apro. Chiudo, apro. Chiudo, chiudo. Via, continuare. Allora, la cosa importante è avere le mani alte più o meno all'altezza della fronte, per cui il braccio parallelo a terra, chiudo i gomiti, cercando di avvicinare i gomiti tra di loro. Dovete sentire lavorare soprattutto la parte stretta, centrale, vicino allo sterno, la parte di origine del pettorale. Chiudo e apro, chiudo e apro. Quando piego le gambe, chiudo bene e apro. Chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro. È un lavoro un po' difficile perché è un lavoro di consapevolezza. Bisogna immaginare di chiudere, di far fatica a chiudere, per cui attiviamo anche un po' con l'intenzione la muscolatura. Non è semplicissimo. D'altronde usiamo anche questo periodo in cui siamo meno efficienti nel mondo per imparare qualcosa di nuovo. Aumentiamo il piegamento di gambe, pieghiamo bene, chiudo e apro, inspiro, chiudo, espiro bene e inspiro quando ritorno su. Inspiro bene. Un lavoro che coinvolge maggiore muscolatura, per cui scalda prima, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, chiudo, espiro. L'ultimo. Stop. Va bene. Dita intrecciate dietro, piccole spinte. Spingo, spingo. Devo sentire allungare la parte anteriore. Lavoro in contrazione. Poi, per un buon lavoro completo su qualsiasi muscolo, pettorali, gambe, che sia, ci vuole sempre un lavoro anche di allungamento, di flessibilità, di decontrazione e di scarico. Ok, allungo bene, chiudo. Quando chiudo le braccia, chiudo le spalle avanti, roba, respiro, apro, respiro, apro, espiro, apro, espiro, apro, chiudo. Ok, sciogliere bene. Va bene? Ma facciamo un lavoro di croce, lo facciamo nel riscaldamento. Prima abbiamo lavorato in spinta, immaginando di spingere qualcosa davanti a noi. Facciamo questo lavoro di croce, come se dovessimo fare delle croci con il manubrio, come se dovessimo stringere un cuscino. Stringo forte forte, immagino di fare forza. Chiudiamo il lavoro magari di gambe, sagittale, così lavoriamo in piegata, chiudo, apro, chiudo, apro, continuare, chiudo, chiudo. Potete immaginare che questo
cuscino sia di densità diversa, all'inizio un po' più soffice, faccio meno fatica, poi sempre più denso, faccio sempre più fatica, anche qua potete tenere i gomiti stretti, ne facciamo 10 con i gomiti larghi, chiudo, come se dovessi andare a unire le mani avanti, giro, chiudo, 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 4, 3, 2, l'ultimo, ok, sciogliere, cambiamo posizione delle gambe, ci concentriamo bene sull'apertura e spingiamo solo fino a metà, non completamente, per cui lavoriamo con un'escursione minore, sempre con questa idea di avere una resistenza. Piego, 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 come se dovessimo fare solo mezze croci. Chiudo, le braccia un po' più aperte rispetto a prima, chiudo. La densità aumenta, faccio più fatica a chiudere. 4, 3, 2, e stop, e sciogliere, allungo, braccio in alto, vado a toccare la spalla opposta, allungo, allungo, sciogliere, facciamo ancora uno, carico naturale, poi utilizzeremo il pallone e il bastone per aumentare un pochettino, per un attrezzo che ci aiuta a sentire, a percepire il lavoro dei pettorali. Facciamo di nuovo la posizione, diciamo, di preghiera, le mani sono questa volta vicino al petto. Prima erano distanti, ne facciamo 10 compressioni tenendo le mani vicino al petto, 10 tenendo le mani un po' staccate, 10 mettendo le braccia distese e stringendo bene. Partiamo vicino al petto, via, completo. Spiro. 2. Durante l'espirazione spingo bene una mano controllata. Le aggiungiamo un leggero piegamento sulle gambe, via. 4, 3, 2, ok, le mani un po' più distanti, direi di mettere le mani inclinate a metà strada, prima le mani dritte, dita avanti verso l'alto, a 45 gradi, la posizione migliore per il polso, via, chiudo, 1, 2, 3, gomito leggermente aperto, non troppo basso, 4, 3, 2, e stop, distendo le braccia, questa volta le dita sono rivolte avanti, gomiti, le braccia non sono completamente tese, ma sempre leggermente flesse, gomiti bassi, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'ultimo, oh, e sciolto. Usare sempre bene la respirazione, i muscoli, soprattutto i pettorali che si agganciano sulla gabbia toracica, ci aiutano nella respirazione, per cui far funzionare bene i muscoli pettorali in un momento come questo, dove i polmoni ci servono al massimo della forza e dell'efficienza. Questi esercizi aiutano anche a allargare la gabbia toracica, a allargare il respiro. Mi raccomando, non lavoriamo solo in contrazione, lavoriamo anche in allungamento,
per cui ripetiamo l'esercizio di prima, qualche spinta e poi una variante, mani alla nuca, espiro, inspiro, stringo bene le scapole dietro per far allungare i pettorali, espiro, inspiro. Gli esercizi di prima, per quanto quasi statici, ci affaticavano un po', andavano a lavorare proprio sulla respirazione, sull'aspetto aerobico, questo motivo per cui questi esercizi vanno proprio anche a lavorare sull'energia della nostra capacità respiratoria, dei polmoni, per cui sarebbe buona cosa in questo periodo soprattutto fare 5 minuti al giorno di questi esercizi qua, aiutare un pochettino la salute del polmone. Va bene, sciogliere bene, ci prendiamo il bastone, la bacchetta, il manico di scopa, mi rimetto l'appelto perché sta fermo, si raffredda un po'. Ok, allora, a seconda dell'impugnatura, la larghezza più o meno ampia, andiamo a lavorare su diverse fasci di stretti muscolari del pettorale. Impugniamo più o meno quasi a passo unito, palmo della mano verso avanti. Impugnatura palmare. Via il pollice, chiudiamo, stringiamo, cerchiamo di avvicinare i gomiti e gli aggiungiamo un lavoro di squat. In due tempi, stringo, cerco di andare con i gomiti all'altezza delle ginocchia, vengo su, allento, stringo, e su, stringo, e su. Quando ritorno su, per il momento veniamo su normalmente, continuare, espiro, quando scendo, vengo su, riprendo fiato, allento la chiusura. Stringo, cerco di avvicinare le mani, i pollici li escludiamo, non teniamo i pollici in linea, via fuori lì, e allentiamo. Stringo, espiro, e apro. Ancora una volta, stringo. E ok, facciamo una seconda serie. Quando veniamo su, anziché soltanto allentare la compressione, apriamo, cerchiamo di allargare le mani. Per cui quando scendo, quando piego le gambe, cerco di avvicinare le mani come se dovessi avvicinarle, quando vengo su cerco di allargarle, per cui comprimo mentre scendo, divarico mentre risalgo. 10, pronti, via, stringo, apro, stringo, apro. Quando apro sentiremo lavorare maggiormente il deltoide, la spalla, la parte della schiena. Via, ancora 4, giù, 3, 2, e stop, ok, riprenderci un attimo, allarghiamo l'impugnatura e giriamo. Cerchiamo di avere il braccio perpendicolare, formare quasi un angolo retto, con l'avambraccio dritto perpendicolare, per cui l'impugnatura non è stretta, non è troppo larga, ma è dritta, perpendicolare. Mani all'altezza, piccole spinte tenendo sempre i gomiti all'altezza delle spalle, mani all'altezza delle spalle, via. Tengo le gambe ferme, piegate, spingo. Durante questa spinta, mi avvicino così vedete, durante questa spinta penso di avere un ostacolo davanti che mi oppone resistenza, spingo, 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 utilizzo tutta la spalla, la muscolatura della spalla per tenere le braccia alte,
cerco di non tirare su col trapezio, ma abbasso e spingo. Spingo, 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 spingo bene, via, spingo, ancora, spingo. Ancora, gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. Mi metto qua così vedete meglio, voi continuate a stare in piedi con le gambe leggermente piegate, ne facciamo ancora uno, l'impugnatura uguale, distendiamo un po' di più le braccia, cerchiamo di togliere sempre il pollice, ruotare leggermente verso l'alto il pollice e comprimiamo, per cui il lavoro è non con le mani orizzontali ma con le mani leggermente ruotate, il bastone lo teniamo soltanto nelle ultime tre dita e comprimiamo come se facessimo di nuovo una compressione, un lavoro di croce. Ovviamente il bastone mantiene, fa la resistenza, un lavoro isometrico, comprimere senza esagerare, i lavori isometrici sono sempre molto intensi. Gambe leggermente piegate, schiena dritta, per cui lavoriamo sempre e comprimo. Tengo, espiro, apro. Le braccia sono quasi completamente distese. Chiudo. 8, 7, 6, 5. Occhio a non far scendere troppo i gomiti. 4, via. 3, riprendo bene il fiato. 2, l'ultimo tengo. Tengo la compressione. Tengo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e sto. Sciogliere, metto i piedi, appoggio il bastone a vita, spingo verso dietro, piccole spinte, spingo col braccio verso dietro, piccoli molleggi, il bastone va spinto contro la zona pubica. Chiudo le scapole dietro. Ok, pare. Abbiamo lavorato in contrazione, diamo un po' di allungamento, espansione di nuova muscolatura pettorale, facciamo l'esercizio, abbiamo già visto di infilarci la mantella da una parte e dall'altra. Porto bene il braccio in alto, cerco di portarlo dietro per distendere bene con la spalla e il pettorale. Giro, magari faccio anche un lavoro con il busto, così apriamo un po' la schiena, spostiamo il peso su una gamba e sull'altra, così lavoriamo anche un po' le gambe, un lavoro completo. Ok. Portiamo le braccia in alto, piccole spinte verso dietro. Inspirare bene, schiena dritta, cerchiamo di non inarcare, di spingere, inclinate largo largo. Anche qua cerchiamo sempre di mandare in allungamento la muscolatura all'interno del corpo, cerchiamo di scendere dietro, più distante possibile dalla nuca. Esi, giù. Giù. Ok. Allora, bastone sulle spalle. Facciamo con le gambe, facciamo una spinta sull'avampiede, così facciamo lavorare il polpaccio. Per quanto riguarda le spalle, invece, facciamo sempre lavorare i pettorali. Cerchiamo di appoggiare il bastone dietro le spalle in linea, giriamo, mettiamo bene il palmo della mano in avanti e cerchiamo di far salire leggermente i gomiti dietro. Ovviamente, in base alla vostra mobilità articolare, dovrete impugnare più aperto o meno aperto e spingiamo con le mani contro le spalle. Chiudo,
cerchiamo di non fare dei piccoli molleggi, ma spingo avanti. Dovreste sentire lavorare bene questa parte qua. Il muscolo l'abbiamo allungato e gli chiediamo di contrarsi per poter riportare in chiusura le braccia. Per cui sono bene aperto, chiudo. Espiro, tengo la posizione e faccio 8 salite sull'avampiede, mantenendo la posizione di spinta delle braccia. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e stop, sciogliere. Lo ripetiamo, aggiungiamo una contrazione dei glutei. Dopo per volta facciamo lavorare anche altri muscoli. Spingo bene in avanti, vado sull'avampiede, glutei contratti. 1, 2, continuare a spingere con i pettorali. Se vi dà fastidio la spalla, piuttosto potete appoggiare anche l'avambraccio e spingere. 4, 3, 2, e stop. Sciogliere bene. Qualche circonduzione. Abbiamo lavorato bene in apertura, posiamo un attimo il bastone e prendiamo una pallina, una pentola, un cuscino un po' denso, qualcosa che ci consenta di non stringere, di non unire le mani, ma di tenerle più o meno un 20-30 centimetri distanziate tra loro. Facciamo gli stessi esercizi che abbiamo fatto nel riscaldamento, questa volta c'è la resistenza. Mani vicino al petto e chiudo, chiudo, mollo, chiudo, tutta respirazione. 3, 4, 5, 6, 7, 8, gamba sinistra avanti, affondo, chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio gamba, mi giro dall'altra parte, via, chiudo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, sciogliere. Ripetiamo, uguale con le mani distanziate a metà strada, braccio ad angolo retto. Ne facciamo delle 10, 5 gomiti alti, 5 gomiti bassi. Ovviamente, 10 piegamenti, 10 squat, 10 affondi, 10 affondi all'altra. Con le braccia sempre 5 gomiti alti, 5 gomiti stretti. Pronti? E via. 1, 2, 3, 4. Abbasso il gomito, via, chiudo. 5, 4, 3, 2, mi giro, larghi, 5, 4, 3, 2, gomiti stretti, 5, 4, tra i gomiti larghi e i gomiti stretti dovreste sentire lavorare prima la parte più esterna del pettorale, poi la parte più interna, dall'altra, larghi, chiudo, chiudo. 3, 4, 5, gomiti bassi, 5, 4, 3, 2, ok, sciogliere un attimo, l'ultimo, le braccia sono distese, non possiamo tenere gomiti larghi, gomiti bassi, abbiamo sempre il gomito basso. Dobbiamo sempre schiacciare, dita e volte in avanti, esattamente come abbiamo fatto nel riscaldamento.
10, 10 e 10 con gli appoggi. Braccia distese. Spalle basse, mi raccomando, non fate salire le spalle per schiacciare. Spalle basse, schiena dritta. Via. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, spingere bene, 3, siete stanchi, allentare, 2, mi giro, via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, dall'altro, via, 10, 9, rilassare le spalle, perché dopo un po' viene male le spalle, per la fatica di tenere sulle braccia, rilassare, concentratevi sul lavoro dei temporali, gli ultimi 5, 5, 4, 3, 2, e stop, sciogliere, pallina dietro la schiena, allontano bene, inspiro. Altro esercizio per allungare un po' la muscolatura, pallina dietro la testa e ritorno, giù in basso, dietro la testa, come dovessi fare una rimessa in campo di calcio, il gomito passa sopra la testa, pallina dietro dall'altra parte, su, inverto il senso di rotazione, giro, 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 e stop. Va bene, direi che possiamo metterci a terra, finiamo il lavoro di pettorali. Lavoro di pettorali, pettorale classico a terra sono piegamenti, vediamo qualche variante, così potete poi anche farlo un po' per conto vostro. Facciamo dei piegamenti partendo con le ginocchia, o eventualmente chi è più forte lo può fare in plank, in posizione di plank, se no lo facciamo con le ginocchia a terra. Appoggio largo, per prendere la misura ci si mette a terra, mani all'altezza del cavo ascellare. Distendo le braccia, questa è la misura per cui le mani sono leggermente più avanti rispetto alle spalle, non devo stare col sedere fermo indietro, ma devo cercare di andare col bacino avanti per renderlo almeno un pelo più intenso. Chi fa fatica viene il sedere indietro e va più avanti. Scendo piano e su, su, su. Su, ancora due, poi facciamo una variante, uno, e allungo, musulmano, mani ferme, allungo un po', per far lavorare maggiormente il pettorale facciamo solo mezzo movimento, la prima parte della discesa, fa lavorare il tricipite. La seconda parte, quella da metà in giù, fa lavorare prevalentemente il pettorale, questa parte qua. Per cui partiamo con la pancia a terra e proviamo a staccare le spalle. Spingo e giù, spingo e giù, stacco leggermente e giù, stacco leggermente e giù. L'appoggio largo mi fa sentire il lavoro in questa zona qua. Spingo leggermente, basta staccare leggermente il petto, l'importante è non mandare sul sedere. In questa parte qua la cosa importante è non fare questo per andare su. Spingo, e giù, spingo, e stop. Musulmano, allungo bene.
allungare bene con la posizione musulmano. Ok, allora facciamo una piccola variante. Mettiamo le mani un po' più basse, un po' più verso i fianchi, in modo da lavorare più nella parte bassa del pettorale, meno la parte alta. Prima con le mani alte abbiamo lavorato più la parte alta verso la clavicola, andiamo più sul grande pettorale. Le mani un po' più basse, per cui non sotto il cavo scellare, ma un po' più giù. Qui con le spalle un po' più avanti, stesso lavoro, spingo e torno, spingo e torno. Vi conviene mettere le dita rivolte un po' verso il basso, non in fuori, spingo, torno, spingo, torno, spingo. Gli ultimi due e stop. Ok, sciogliere bene. Mani a nuca, allontaniamo un po' e chiudere. Approfittiamo di fare questo lavoro di apertura del pettorale lavorando con gli addominali. Mani a nuca, aprire bene, veniamo su e via. Su. Tenere sempre bene le scapole chiuse indietro verso il pavimento, chiudere le scapole, gomiti verso il pavimento, così in questa posizione lavoriamo con gli addominali, ma allunghiamo i pettorali, su, chiudo, chiudo. Chiudo, una variante potrebbe anche essere mettere le mani incrociate sulle spalle, in modo che la testa appoggi l'avambraccio, su, 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 4, 3, attenzione a non spingere la testa, che se spingete la testa e chiudete i gomiti, perde lo scopo di allungare il pettorale, 4, 3, 2, ok, gamba raccolta, su, gambe flesse, piedi staccati a terra, su, ancora, 4, 3, 2, gambe completamente raccolta, su, su, stringiamo anche gli addominali, tutti, anche il bacino tende a muoversi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop, braccia aperte a croce, rilassare, cercare di abbassare bene le scapole, portare le scapole non solo verso il pavimento ma anche giù verso le anche. Con le gambe andiamo da un lato, cerchiamo di stare bene con le scapole a terra e con allungare tutto il petto. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Braccia in alto, cerchiamo di tenere le braccia in alto il più possibile, rilassate senza che abbiamo male alle spalle, lavoriamo con la parte bassa.
dal bacino in giù, stringe gli addominali e torna, su, giù, chiudo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ok, in pugno, apro, vengo in seduta, piena dritta, scendo, tiro, apro, ispiro, scendo, ispiro, su, uno, giù, due, su, metto le mani sotto i polpacci, come se dovessi tenere, appoggiare le gambe su un comodino, le mani sono al comodino, giù, up, giù, up, giù, up, giù, apro, giù, apro, giù, tengo. Mani alla nuca, alterno, piccolo spinto, giro, giro, giro. Qua, quando il gomito va contro il ginocchio, cerco di spingere anche col gomito. Sento il pettorale che si attiva. Questo invece apro bene in modo che lo allungo. Chiudo. Tengo un attimo la posizione. C'è un attimo di isometria quando incrocio, col gomito spingo, con la gamba fermo movimento, gli addominali si contraggono e rimangono in contrazione, il gomito spinge, attivo il pettorale, apro l'ala, ancora, continuare, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gambe tensionite, cerchiamo di tenerle tese il più possibile, punto di piede a martello, schiena rilassata, mani al massimo aiuto a tenere le gambe tese, gamba raccolta, tendi in seduta, mani a terra, avanzo, scivolo, corse davanti, faccio scivolare, le mani dietro, allungo, senza infilarmi con la testa nelle spalle, ma cercando di essere alto in modo da sentire stirare anche qua il pettorale. Allargo, apro, apro, apro piano piano con le spalle in modo da sentire allungare il pettorale, le spalle, e ritorno sul piano, stringo. Ritorno su lentamente, schiena dritta, spalle rilassate, busto eretto, capo verso avanti, respiro, guardo leggermente verso l'alto, inspiro. Anche in questa posizione cerchiamo di non stare chiusi, ma di stare aperti, spalle indietro e basta. Inspiro dal naso, espiro. Inspiro. 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 Oh. Circonduzioni da una parte, dall'altra, da una parte, dall'altra, ancora, 4, 3, 2, ok, inspiro braccio in alto,
Espiro. Un ultimo esercizio della stazione retta. Ok, sempre per i pettorali, ma allunga ed è un esercizio di respirazione. Va bene? Quello che viene chiamato nel Tai Chi l'esercizio dell'alga, vado avanti, le braccia vanno indietro, vado indietro, le braccia vanno avanti, così come se dovessi avere dei tentacoli, chiudo, vado indietro e si apro, affondo, apro, affondo, apro, affondo, braccia morbide. Inspiro, respiro, inspiro, come se dovessi aprire le finestre, l'ultimo, ok, inspiro, braccio in alto, espiro, per una volta, l'ultimo, su, giù le braccia, sciogliere bene, vi ringrazio, grazie mille, ciao Marcella, state bene, ci vediamo la settimana prossima. Così possiamo farci gli auguri di Natale. A presto, buona giornata. Ciao ciao!